Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In primo piano la revisione allo Statuto regionale che ha creato tensioni e contrasti all'interno dell'Aula sia nella maggioranza che tra le opposizioni. Vediamo. Tensioni all'interno sia della maggioranza che della minoranza hanno caratterizzato il dibattito in Consiglio regionale relativo alla seconda lettura della proposta di legge di modifica statutaria, che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza a 7 membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. Alla fine l'Aula ha approvato la riforma con 24 voti a favore di Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Contrari, Fratelli d'Italia, Italia Viva e la consigliera del gruppo misto Elisa Tozzi. Non hanno invece partecipato al voto il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, esponente del Partito Democratico, e la Lega. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della giunta regionale, presentata a questo Consiglio, più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché a distanza di tempo quella legge è stata riproposta in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto perché ritenevo tutto questo una offesa all'istituzione che rappresentiamo. Ancora oggi ribadisco questo, lo faccio non soltanto per questo profilo ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto così come voluta dal Presidente della Giunta regionale, che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale, con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento, deve avere un senso anche oggi. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura, tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto del non aumentare i costi, almeno dal punto di vista delle indennità, sollecitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della Giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato dell'ufficio di presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo 2 mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con 3 posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni, ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. È vero, i gruppi di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa, la notizia è che la modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto 2 cose. Che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'ufficio di presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle, che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla,
perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione, sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a quanto vediamo dal voto, anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare, ed evidentemente il 5 Stelle, che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta, oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spetti a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche lumi sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito riformatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza, una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta a ciascun consigliere. Al contrario, si privilegiano invece questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Noi abbiamo immaginato questa legislatura come una legislatura costituente, nel senso che in questa legislatura noi abbiamo preso, al di là dell'attività ordinaria, sulla quale siamo impegnati da un lato sulla crisi pandemica, che per fortuna piano piano si sta risolvendo, e sull'altro invece sulla crisi economica, che ancora ad oggi non accenna a mollare il freno, l'abbiamo immaginata come una legislatura che mettesse e riordinasse lo statuto, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Abbiamo cominciato proprio 6 mesi fa con la modifica dello statuto, che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni: il non assessore, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di presidenza, perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché, rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato, e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello statuto. Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico, come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale. Noi volevamo che la Regione Toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo, per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno e mezzo. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto e il contrario di tutto: fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa di un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Abbiamo chiesto di fermarci, di fermarsi, abbiamo chiesto di fare le cose tutti insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della Regione Toscana con una così bassa, con un così basso numero di votanti, che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione. È come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo coerenti della nostra battaglia. Questo nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza
di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità, perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale è assolutamente utile, perché lo ricordo, Giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. Adesso invece ci occupiamo di legalità, in particolare per quanto riguarda i progetti incentrati sull'istruzione e sulla cultura rivolti ai più giovani, con un finanziamento da parte del Consiglio regionale e un progetto portato avanti dall'Associazione Libera. Il progetto Polis di Libera Toscana si è aggiudicato il bando del Consiglio regionale Educazione alla Legalità, istituito con i fondi, oltre 70.000 euro, derivanti dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri nel periodo del lockdown. Grazie a questi fondi, Libera Toscana e l'associazione Le Discipline potranno organizzare iniziative di educazione alla legalità nelle scuole della regione e 5 campi di estate liberi. In programma anche gite di formazione alla tenuta senese di Suvignano, confiscata alla mafia e data in gestione alla regione, che sarà teatro anche di 3 dei 5 campi estivi. Il progetto prevede 4 azioni principali, possiamo dire. La prima è quella della formazione all'interno delle scuole, quindi di percorsi laboratoriali all'interno delle scuole, che poi porterà alcuni degli studenti che hanno partecipato a fare dei campi di libera nel territorio toscano. Abbiamo previsto 5 settimane di campi tra Firenze, Siena e la provincia di Pistoia. E poi abbiamo previsto un percorso di formazione per gli studenti del Parlamento della Regione Toscana, questo perché sono una rappresentanza importante, sono organo diretto della Regione Toscana, e quindi secondo noi era importante investire su questo organo e parlare con loro e capire come loro possono diventare sentinelle di legalità all'interno dei loro territori e all'interno appunto delle scuole di cui sono rappresentanti. Perché lo abbiamo fatto? Per 3 ordini di motivi. Il primo, per mandare un messaggio forte all'esterno. La Toscana non è terra di mafia, ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiose e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti, specialmente ai ragazzi più giovani, ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese, è che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte, è un messaggio di formazione e di informazione, perché la progettualità che Libera, che poi si è aggiudicato il bando e ci ha presentato, è esattamente questa: andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello, che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di presidenza, senza distinzioni di colore politico, perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti, non deve avere una connotazione politica, e ognuno di noi che è impegnato nelle istituzioni deve costruire le condizioni perché, se è accaduto qualcosa sui nostri territori, non accada mai più. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre seguire anche online tutte le novità, tutte le notizie relative alle attività dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.